molti mesi, no, sono anni. E il problema è che la situazione non migliora, non c'è nessun, neanche il minimo pensiero che possa migliorare, però sono soddisfatta che noi continuiamo ogni giorno, la mattina ci svegliamo con il sorriso, come ho ripetuto anche nelle altre interviste, ma lo facciamo soltanto per loro, per non far chiudere questa casa di riposo, assolutissimamente, perché è stato sempre il fiore dell'occhiello della provincia di Teramo, quindi ci teniamo che rimanga tale, però logicamente le nostre risorse stanno finendo, ma non solo le risorse economiche che già sono tramontate da diverso tempo, ma anche quelle psicologiche. Perché? Vi sentite abbandonati? Ma come no, certamente. Però ecco, il sorriso dell'anziano poi ci ricompensa di tutto, perché devo dire che poi all'interno della struttura l'anziano non sta benissimo, questo lo posso dire, sia a livello dal punto di vista alimentare, a tutte le, ma questo perché logicamente ci siamo noi che li agevoliamo, li aiutiamo, ma nel resto, cioè, quando possiamo durare, ci sono, lo ripeto, ci sono molte problematiche anche derivanti dal fatto che la mia azienda PAP non riesce a trovare più il personale, perché molti logicamente vanno in certificato per una situazione di disagio psico-fisico, e quindi non c'è il reinserimento del personale, quindi viviamo anche questa situazione di fare doppi turni, turni massacranti, perché sono massacranti, che poi logicamente riportiamo in famiglia, anche le famiglie vivono questo aspetto negativo, però purtroppo ancora per un po' abbiamo questo vantaggio, questa voglia di venire qui con il sorriso, ma quando durerà? Io penso che durerà proprio pochissimo. Quindi la risorsa di questa casa di riposo sono tutte le unità operative, però è da tanto che lo stiamo comunicando a tutti, alla regione, alle province, ai sindaci. Ecco, come dice il nostro sindacalista, questa cosa qui va avanti con milioni e milioni di euro e qui non si riesce a gestire neanche un... Io dico, mi affido ai parenti soprattutto, che se loro ci aiutano, anche loro, penso che sarebbe un buon supporto, un ottimo supporto, che non ci abbandonino, solo questo.